Però eccoci finalmente al giorno 7. This is it. The final day. Esatto. Sup, my Rin dude? You ready to win this thing and call it a day? Esatto, non penso proprio che sarà così facile, Fred. Esatto. Come on, buddy. We don't have a clue how tough the Ruin Bringers really are. Well, we're gonna find out anyway, so why worry about it? Besides, I don't want to do another week of this, do you? No, not really. Più che altro. Plus, we've got Kana on in our corner. Non c'è un Game Master da sfidare come gli altri, come l'altro capitolo. For Lord Dominami stands tall at my side. Più che altro, scusami un secondo, se noi vincessimo, anche Minamimoto tornerebbe in vita. Non lo so, tanti punti di domanda. Mr. Minami. Mi mamma. Welcome to the final day. The higher they climb, the harder they fall, the greater your spoil shall be. Let's see. So basically, beat a team ranked higher than you to earn a bunch of points. We're going after È così che funziona in quindi in questo gioco. I primi in classifica devono essere battuti allora. Oppure scappano, semplicemente. Faccio fare però sia la prima mossa. Adesso giochiamo. Lui non ha paura di noi. Ci cocchiamo. Mi piace che comunque sia corretto. Ma ci ha mandato un selfie. Qui? A selfie? Sono qui, venite a prendermi la mo. Prendermi. I get the feeling typing's not his strong suit. Ma va. Esatto, c'ha delle dita grosse così. Here. Wherever that is. È a Tipsy Tops, non è difficile. Must be trying to bore me to death with such a simple problem. I'll leave the calculations to you, Zep. Ma va, grazie. Non sapevo dove fosse nascosto. Oh, right, gotcha. If the sum of the absolute values of actually Esatto, tanto anyway, vuol dire vai e cercalo. Right, Twisters? Who's texting Swallow? Huh? No one. Swallow? No, I haven't heard anything. Did you find out which team they're on? No, non mi ha scritto. Well, let me know when you find out then. Sure. Te l'ho detto, secondo me non è in nessuna squadra per il momento. Now I just need to procure a sample and plug it in. Cosa? Cosa intende Minamimoto? Boh. Ok, iniziamo a cercare. Sì. Volevo solo dirti grazie, Swallow. Oggi affronteremo il grande capo. Spero che se vinciamo sarà la fine del gioco. Ne dubito. Sconfiggi i Ruin Breakers. Trova Susukichi. Vediamo un secondo la mappa. Vorrei vedere se qualche zona nuova è qua. Dei nuovi vestiti, dei nuovi arrivi. Abbiamo Natural Puppy, Tokyo Ends e il Ryugu, che in questo negozio è da un sacco che non ci andiamo perché il gioco non ce l'ha permesso in questi giorni. Allora, la direzione è questa qua, se non ricordo male, ma allora io prima andrei di qua. Andrei da questa parte. Ehi, volete passare? Allora dimostratevi di meritarvelo. Vincete una battaglia a catena da due riduzioni di quest'area. Solo due round, sarà facile. Spero che non ci porti sfortuna. Ma dai, andrà tutto bene. Va bene, allora facciamone due grossi. Facciamo due scorpioni almeno. Ci becchiamo qualche punto esperienza. Perfetto, è stato facile. E abbiamo ridotto un bel po' la fame, dai. Tra l'altro mi sono dimenticato di cambiare le spille. Nonostante in realtà questa del ghiaccio, beh, potrebbe essere buona. Magari però contro nemici grossi. Questa qua della cinesi non sembra male, ma sembra molto dispendiosa a livello tecnico. Questa qui non so se usarla o meno. Sembra buona, ma...
potrei provare con la bomba perché mi sembra che esploda al contatto. Vorrei poi provare se la mia teoria è giusta oppure no, ovvero il fatto che se la teniamo per troppo tempo ci esplode addosso. E spero non sia questo il caso. Scopriamolo subito. Non mi sembra che ci stia esplodendo addosso, quindi... Ok, ok, allora si può fare. Potrebbe essere utile. L'unico vero problema adesso è la combinazione Nagi-Minamimoto, perché hanno tutte e due delle spille che... puntano al nemico, ma se il nemico è in movimento non lo prendono. O cambiamo la spilla a Nagi, oppure cambiamo questa spilla a Minamimoto, perché questa qua del veleno non è male. Non è male perché potrebbe avvelenare i nemici e beh, semplificarci magari qualche colpo. Proviamoci. Finito, io ci avrei messo di meno. Dovete diventare molto più forti se volete avere una possibilità contro i Ruinbreakers. Secondo me siamo già abbastanza forti. Sì, ci stiamo risparmiando per l'evento principale. Davvero? Buona fortuna allora, ne avrete bisogno. Barriera eliminata. Vediamo. Ah, siamo già all'incrocio, ok, ho sbagliato strada, io volevo andare da tutt'altra parte. Ho ancora difficoltà a volte a ricordarmi dove c'è cosa. Siamo al 99% di sazietà precisa precisa. Cioè hanno un'acidità di stomaco tremenda a tutti i caffè che gli sto facendo prendere, sti cristiani, mamma mia. Certo, aumentare di uno alla volta è brutto, ci metti un sacco, però funziona. Perfetto, siamo saliti anche di livello. Allora, una sicurezza ce l'ho in questo momento, è che dobbiamo cambiare la spilla di Fret. Quello... assolutamente, abbiamo preso 20.000 yen uccidendo delle rane. Non male. Fret, mi sa che ti cambio di nuovo con quella elettrica. Nonostante anche lei abbia già una spilla elettrica in realtà. Vediamo, posso andare da questa parte visto che da un sacco che non ci andiamo. Tra l'altro in questo vogliamo provarla. Eviterei visto che l'altra volta abbiamo fatto fatica anche solo con l'elefante. Sì. Come butta? Dovete rispondere alle domande del mio quiz se volete passare. Un altro quiz! Ehi, abbassate l'entusiasmo, belli. Questo quiz è per la gente che ama Shibuya. Dovete essere davvero preparati. Vi piacerà tantissimo, fidatevi. Sai, andiamo piuttosto di fretta. Non possiamo aspettare il quiz. Ehi, anche io vado di fretta, zio. Possiamo levarci di torno in un attimo se sapete le risposte. Oh, ma dovete rispondere a tutte e tre le domande per passare. Le condizioni delle missioni sono negoziabili? Spiacente, bella, niente variazioni. Allora siete pronti? Domanda numero 1. Tra queste tre zone, quale non può essere raggiunta direttamente dall'incrocio pedonale? Col di Spagna. Col di Spagna? La situazione si scalda. Ok, domanda numero 2. Quale di questi tre negozi non si trova all'incrocio pedonale? Il Donburi Town. Donburi Town? Il Donburi è buono da morire. E ora la domanda finale. Quante strisce pedonali sono verniciate dall'incrocio pedonale? Potete scegliere tra tre risposte. Oh, 5? Sono abbastanza sicuro di 5. 5? Tombola, risposta esatta. Detesto ammetterlo, ma le avete azzeccate tutte. Dirigetevi pure verso lo Shibuya Ikarie. Ehi, potrei farci l'abitudine a dei demoni tanto educati. Il piacere è mio, a dire il vero pensavo che non avrei avuto niente da fare oggi. E poi ho saputo che ci sono in giro due bei team. Ero da un bel po' che non avevo tanto da fare. Shiba sarà contentissimo. Shiba. Che peccato però, siete stati bravi ma siete finiti al secondo posto. Pensa che la nostra sconfitta sia inevitabile. Grazie per i bei ricordi, questa settimana è stata magnifica. Immagino che questa sia la risposta. Su con la vita, non è ancora finita. Possiamo farcela, no? 5.000 yen. Niente di che, ma non si butta nulla. In realtà volevo passare di qua per comprare qualcosa dai negozi. Non nulla di specifico, ma giusto per aumentare un po'. Non c'è il maiale qua? Giusto un po' per aumentare le nostre spese, queste cose qua. Il nostro legame con gli con i venditori. Allora, abbiamo i taiyaki, la frutta, i dango. A te piacevano? Perfetto, è quello che ci serve, Minamimoto. A lui piace,
A lei non piace, ok. So che prendere questo rispetto ai caffè è molto limitante, ma possiamo beccarci qualche bonus buono. Vediamo invece il negozio se ha qualcosa di interessante e nuovo. Ok, di roba nuova ce n'è e anche di roba interessante. Quindi io direi di comprare uno di tutto. Uno per aumentare il nostro livello con la tizia e due per sprecare un po' di soldi. E abbiamo sbloccato un ombrello che ci aumenta i PS, bene. Ecco fatto, livello 3, non male dai. 49.000, beccati tutti i miei spiccioli. Vediamo se qualcuno degli oggetti che abbiamo appena preso può esserci utile. Mi fa ridere che Fred gli appena messo sto vestito, Dio mio. Quali saranno le condizioni per passare? Sembra che io sia afflitto da altri shock insolenti. Non siete qui per chiedermi di passare, vero? In realtà sì. Perché? Beh, perché... voi Witch e Twister non siete andati oltre il secondo posto. Ah, forse siete qui proprio per questo. E perché mai? Vi siete posti un obiettivo altissimo. Bene, quindi possiamo passare. Non fermerò il vostro avanzare, ma solo a una condizione. Dovete cancellare il rumore che vi scatenerò contro. Mi sembra giusto assaggiare la vostra forza. Ah, rumori, ce li mangiamo a colazione, vero Tamarindo? Credo di sì. Ok. Certo che sì. Secondo me ci scaglia addosso... ah no, pensavo peggio. Pensavo peggio, ci ha scagliato addosso solo i corvi. Nulla di esagerato, voglio dire. Che poi non ci sono neanche. Ecco fatto. Molla. Fred, maledetto. Ecco fatto. I lupi sono difficili da prendere. I lupi si muovono troppo, dannazione. Vediamo. È stata veramente una cagata. Cioè, l'abbiamo passata ma proprio facile. È stato facile. Barriera eliminata. Andate pure, la barriera è svanita. Bene, grazie. Chissà se mi ringrazierete ancora dopo che verrete cancellati. Come detto? Oh, niente. Andate pure avanti, ragazzi. Azione. Io tra l'altro sbloccherei tutte le zone possibili. Oh, una zona nuova. Non tanto per, diciamo, riuscire ad arrivare all'obiettivo, ma giusto per almeno prendere anche gli oggetti che ci danno sbloccando le... come si chiama? Le zone. Che appunto, vuoi che sia un'azione, vuoi che sia una spilla da tot mila yen. Ma è Ryoji. Wow. Chissà perché non mi sorprende che Ryoji abbia sta roba. Cos'è? Gravità? È una super spilla! Ma che figo! Cattura tutti i nemici e blocca i loro movimenti. Ok, però non fa danno. Però sembra interessante. Sai cosa? Io la prendo. Grazie. No, non è vero, in realtà fa danno. Io cambierei quella di Nagi a questo punto. Bloccando i nemici con questo possiamo poi lanciargli una bomba. Potrebbe essere un'idea. Che poi fa 575 di danno, non pensavo. Cioè pensavo bloccasse solo i movimenti, per quello ho detto un attimo. Mi chiedo se ci sia, come in Tuevi, dei rumori viola. Cioè nel senso, allora, in Tuevi quella era un'aggiunta che era stata fatta nella versione touch, per la versione per gli smartphone. E era un'aggiunta che collegava questo gioco appunto a Tuevi. Il punto è, in questo capitolo c'è qualcosa di simile? Secondo me la butto lì? No. Però magari qualcosa c'è. E dove pensate di andare senza aver completato la mia missione? Cavolo, perché così tanti oggi? Questo non è importante. Adesso ascoltatemi, se volete passare. Oh. Allora dovete prima cancellare 5 giazzrane qui attorno. Avanti, non ho tutta la giornata. Solo delle rane? Va bene. Allora, una rana, due rane, tre rane, vediamo se ce n'è un'altra, quattro rane ed infine Giovanni Rana. Non penso che lui intendesse una catena da 5 con solo le rane, però metti caso che funziona così, o meglio, magari ci semplifica la cosa, tanto meglio per noi. Allora, la spilla di Nagi non è male, dura un po' poco. Dura un po' poco e non capisco se sono io che sbaglio qualcosa
Oppure si disconnetta ogni volta che muore qualcuno. Cioè ogni volta che muore uno degli obiettivi collegati si interrompe la spilla. Forse dovrei leggere la descrizione, che dite? Sai che mi sa che con tutte le rane che abbiamo ucciso a parte, che sicuramente la missione l'abbiamo fatta. Però secondo me abbiamo guadagnato un sacco di spille da 500 yen e sicuramente non avremo problemi coi soldi dopo. Vediamo. Secondo me una trentina di 500 yen l'abbiamo fatti. No, 15. E si evolve la spilla, vediamo. Diventa un regalo misterioso. Ok. Sup? Volete passare di qui, eh? Prima dovete battere i miei amici rumori. Sono pronti a combattere quando volete. Allora, siete pronti? Nobile Rinda, siamo abbastanza pronti per questa battaglia. Allora, aspetta. Dammi un secondo, vorrei prima sbloccare il tizio di qua, perché metti caso che si sa mai che si incastrano male le missioni. Quindi avete battuto le rane? No, e allora vaffanculo. Ammazza, l'avete ammazzate, avete il permesso di passare. Però ditemi, pensate davvero di attaccare i Ruin Breakers? È nostra intenzione farlo. Beh, non venite a piangere da me quando vi avranno fatti a pezzi. È da un po' che non capita una doppietta. Una cosa, non sapete cos'è una doppietta? È quando due team vengono cancellati lo stesso giorno. Cioè, dici che siamo spacciati? Beh, ovvio, perché? Non credete anche voi? No, certo che no, siamo qui per vincere. Accidenti, attenzione gente, c'è della roba che scotta. Scherzavo, mi state simpatici, buona fortuna. Wow, grazie. Cavolo, era da un po' che non parlavo con gente nuova. Mi piace il vostro entusiasmo, ci si vede. Il mio radar cerca di ti sta impazzendo. Già, anche il mio. Speravo anche in un commento di... Lancia due catene al bersaglio. Alta probabilità di incendiare il nemico. Possibilità di bruciare leggero il nemico. Ah, così proprio? Potrebbe essere buona. Vediamo. Allora, ha sicuramente meno danno della spilla nuova che abbiamo dato a Nagi. Ovviamente, visto che è una super spilla quella. 19 secondi di ricarica, ma tu sei impazzito. Tu sei un folle, Freezer. Comunque, andiamo anche da questo. Ti puoi scommettere. Cacate coi. Vediamo. Puttanica, che male. E tra l'altro la nuova evoluzione della spilla di Minamimoto fa una bella esplosione. Ma era bella grossa, mamma mia, è 0% di danno. Non pensavo, mi sembrava che qualcosa mi avessero fatto, eppure. Ok. Niente male, Witch & Twisters. Pensate di poter continuare questa serie di vincite e battere pure i Ruin Breakers? Questo è il piano. Che piano. Mi raccomando, godetevi questo giorno come se fosse l'ultimo, perché lo è. Grazie della fiducia. E vai. E siamo ritornati a Central Street finalmente. Allora, Susukichi ci ha mandato la strada subito dopo questa qui. Quindi io finirei il giro di tutti i negozi e eventualmente di tutti quante le va... Per esempio, missioni secondarie, stavo per dire. Dite che questo tizio è posseduto dai rumori? Possiamo attivare i nostri cervelli galattici per scoprirlo? Sì, diamo un'occhiata. Come fa una maniaca del pulito come lei a stare con un ragazzo così sudicio? Non posso crederci, dopo tutto quello che ho fatto per lei, sin dal primo debutto. Wow, è proprio imbestialito. Facciamogli sbollire la rabbia prima che faccia qualcosa di stupido. Nagi, tocca a te. Ah, il dolore che prova un fan tradito è soverchiante. Non posso restare impassibile di fronte a cotanta sofferenza. Ai vostri ordini, nobile Rindo. Vai così, boss. Pronti quando sei pronta tu, Nagi. Allora, scusami un attimo. Il social network è stato aggiornato. Scusa un secondo. Let me think this through. Ah, è vero, non avevo guardato le altre missioni. Uno all'incrocio pedonale e uno è questo qua, va bene. La mia amata esce con quel viscido Don Giovanni di Kashiki. Dice di amare la pulizia e poi si mette con quel lurido ignorando il mio amore puro. What an awful affliction. Oh, mi dispiace per te, ma è così che va purtroppo. Frate. I don't have time for uninspiring. Contro uno squalo, va bene. Niente di troppo eccessivo. Abbiamo i fulmini di Fret con noi. E vai. Beccati questo.
Puttane, cazzo. Ho appena visto adesso quanto è grossa la bomba. Cioè, prima ho visto solo l'esplosione, adesso ho visto quanto è grande, mamma mia. Allora, le catene di Nagi sono utili. Sono veramente utili, quella rana è veramente grossa. Beccati questo. Beccati questo. Boom. Preso, frate. Mi sa che ci prendiamo il bronzo. Il bronzo, sì, l'argento volevo dire. Iori, stiamo facendo fatica. Vuoi che giochiamo in difficile? Vuoi che sono appunto i primi giri? Ma stiamo facendo veramente fatica. Take this. Feel the breeze. Was that cool or what? Not bad, I'd say. Sì, loro. Probabilmente per quel... mi sono zittito un attimo perché volevo concentrarmi. Per quel secondo ci siamo beccati loro. Ottimo. Sono felice. Ci becchiamo un bel po' di bonus di punti, dai. Non male. Ok. Non voglio più sprecare tempo con lei. Mi basterà trovare una nuova idol da venerare. Ma ce ne sono così tante. Beh, mi dispiace per te. Oh, gli è passata in fretta. Eh sì, perché abbiamo cancellato il rumore. Mi auguro che il suo prossimo amore appaghi il suo cuore. Tutto risolto in marcia. Tutto risolto, virgola, in marcia. Sono andato troppo veloce. Vediamo che bonus ci dà il tizio. Aumenta il numero di massimo di 7 di spille. Nel senso che posso variarlo come era anche in 2v1. Comunque, aspetta un secondo. C'era un'altra missione a Central Street, abbiamo detto. Però aspetta, c'era un'altra missione, abbiamo detto, qui a incrocio pedonale. Dove ti trovi? Eccolo qua. Allora, che cosa vuoi? Fatevi una domanda. Vi sentite fortunati? Altrimenti non vedo perché siete venuti qui ad affrontare i miei rumori. Questo fa parte della missione o cosa? No, qui siamo su tutt'altro livello. Siete in presenza del signore dei rumori. Chi? O almeno è così che mi chiameranno tutti un giorno. Quindi per adesso sei solo un normalissimo demone. Oggi abbiamo piuttosto fretta. Siamo impegnati a sconfiggere i Ruinbreakers. Perfetto, allora perché non testare la vostra potenza contro i miei terribili rumori? Vi darò un premio se vincete. Oh, beh, in questo caso ci sto. Bene, direi che abbiamo tempo. Va bene, proviamoci. Salutate i miei amichetti. Salutate i miei amichetti. Vabbè, ma uno scorpione. Forse però è uno dei primi boss che abbiamo affrontato, lo scorpione quello grosso. Non sarebbe male. No, è lo scorpione normale. Va bene. Becca di questo. Perfetto. Ci siamo liberati. Ci siamo, dicevo, liberati immediatamente degli scorpioni cattivi. È stato semplice. Il signore dei rumori. Il signore dei coglioni. Pezzente. Allora, quello che si dice è vero. Quindi, dov'è il nostro premio? Dannazione, speravo che lo foste dimenticato. E va bene, ecco. Devo andare ad allenarmi, così diventerò forte e potente come Kubo. Forte e potente. Non mi sembra il Kubo che conosco io. È meglio squallido signore di mezza età. Non è un gran modello di vita. Assione.
Speravo qualcosa di un po' più utile. Potrei riprendere immediatamente l'equilibrio dopo un attacco che ti ha fatto volare. Oh, utile, utile, utile. E tra l'altro costa quanto il premio che ci ha dato. Perfetto, comunque buono. Compra 3 oggetti. Ryoji, se tu avessi qualcosa di utile. Sono tornato a Tower Records per vedere lui invece dove ci fa andare. Sa. Se volete passare, prima dovete soddisfare le mie richieste. Non fatevi più vedere finché non sarete vestiti con un abito Gagarazza. Dovete indossare solo Garagara, dalla testa ai piedi, capito? Non è consentito indossare o abbinare altri brand. Basterà una persona, non vi chiedo di bruciare tutti i vostri risparmi. Capito? Ora prendete un po' di Garagara e poi tornate qui. Garagara, eh? Sì, da Modi. Wow, te ne intendi allora? Beh, proprio lì. Oh, già. È qua sotto. E dovremmo avere abbastanza vestiti di Garagara, credo. Facciamo vestire Minamimoto. Minamimoto è la persona meno adatta per vestire questi tipi di cose. Dio mio, poverino. Mi sento quasi in colpa a vestirgli tutta sta roba. Poveraccio. Brand Ambassador. Yeah, ok. Ecco, questo look come si deve. Me lo fai una piruetta mentre passi? Temevo che non me l'avresti chiesto. Ehi ragazzini, pensate di attaccare i Windbreakers? Ci proveremo? Bah, da certa gente ha proprio il fegato del cervello. Mi risento che si prenda gioco delle nostre aspirazioni. Continuiamo a muoverci, boss! 10.000 yen. Oh, interessante. E rieccoci al Col de Spagna. E non mi sembra ci siano rumori maiale o altro. A meno che non sia di sopra, ma ne dubito. Vediamo lui cosa vuole. Se volete passare dovrete affrontare una piccola sfida che ho preparato per voi. Ho un paio di rumori che non vedo l'ora di affrontare qualche giocatore. Pensate di essere in grado di affrontarli? Puoi scommetterci, forza Tamarindo, andiamo! Va bene? Secondo me, ecco, lo sapevo, saranno rumori piccolini. Niente di probabilmente eccessivo. Va bene, venite a me stronzetti. Ma guarda un po'. Becca di questo. Preso. Da dove è uscito, scusami, il corvo? Li avevo abbattuti tutti. Aiuto, Fred. Ho chiesto aiuto a Fred perché era l'unico che sparava e mi aveva preso via un corvo. Dio mio. Vediamo. Drin Drin. Ma che nomi brutti che hanno dato a ste spille. Alcune sono fighe, alcuni nomi sono proprio belli. Avete anche vinto questa battaglia, ma con i Windbreakers non sarà così semplice. Oggi le persone che dubitano sono innumerevoli. Sembra che voi demoni pensiate che i Windbreakers siano i più forti. Riconosco che la loro sicurezza ha scosso la mia... Già, dovremmo fare del nostro meglio se vogliamo avere una possibilità. Vabbè, che ti devo dire? È lo stesso paesaggio della foto sfocata di Suzukichi. Pare il medesimo punto. Beh, setacciamolo. Non sarà difficile trovarlo. Sarà là in fondo, forse? Prima però finiamo di girare tutto quanto. Che bello che però tutta questa parte si sta riempiendo dei nostri graffiti. Mi piace come idea. 5 riduzioni, contate. È questa la missione. Capisci al volo, moccioso. Sì, vincete una battaglia da catena a 5 riduzioni in quest'area. La Deep Rival Society ha appena superato questa sfida. Sembra che anche loro vogliono attaccare i Windbreakers. Sarà meglio sbrigarsi allora. Ecco, questa è una cosa importante da sapere per dire... Va bene che dobbiamo sconfiggere tutto quello che vuoi, ma... Aspetta, aspetta, aspetta. Me ne serve ancora uno. Perfetto. 5 riduzioni, andate. Abbiamo preso, a parte Drin Drin, che non ho ancora visto cosa che faceva, diamanti nel cielo. Ah, interessante. Diamanti nel cielo, vediamo. Assalto aereo è una spilla che si carica, questa... Sì, ed è psicocinetica, ok. Fa un bel po' male. Fa sicuramente male, vediamo. Fa un po' meno male della bomba. Però non si evolve a differenza della bomba che in questo momento è al massimo livello. O meglio, alla massima trasformazione. Diamanti dal cielo invece, tocco rapido.
è un'altra spilla psicocinetica. Fa un po' meno danno di quella elettrica e non si evolve. Sembra utile, ma non sono sicuro. Per il momento la teniamo da parte. Yeah, ok. Passate pure e godetevi l'ultimo giorno finché dura. Fosse difficile. Altro tizio che ci blocca la strada. Ehi, volete passare? Rispondete alla mia domanda. Tranquilli, se conoscete un minimo Shibuya sarà una passeggiata. Va bene allora. Cosa vi viene in mente quando sentite queste parole? Un grande edificio a nord dell'incrocio muro giallo. Ah, facile. Tower Records. Tower Records. Mi sembrava che fosse un po' troppo facile. Non pensate che sconfiggere i Ruinbreakers sarà così semplice. Wow, si sono sforzati per questo. Ok, c'è un ultimo posto che voglio visitare prima di andare a combattere. Andiamo al 104 e voglio provare ad andare a Dogenzaka. E ovviamente le strade sono bloccate, sai che novità. Allora, tu cosa vuoi per farmi passare? Spero che siate pronti ad affrontare una missione se volete passare. Oh cielo, un'altra missione. Dovete affrontare e cancellare un rumore con questo simbolo. Oh no. Facile, vero? Adesso andate a farlo. Let's have a look. Aia. Aia, 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 aia. Vediamo. Eccolo qua. Combattiamone solo uno. Non ha senso andare a fare la catena. Ho buone prospettive a questo giro, speriamo. Let's accelerate this. Mamma mia. E ovviamente lui se ne sbatte altamente le scatole di essere immobilizzato. A questo giro però ce la siamo cavata decisamente meglio. Aver preso tutti quei caffè a qualcosa ci ha portato, dai. Ce la siamo cavata. Sono contento del risultato, dai. Vediamo. Che schifo. Speravo almeno una ricompensa decente io. Dai, su, fammi passare. Ottimo lavoro, avete il permesso di passare. È già l'ultimo giorno, vero? Really? Oh, perché sospiri? Niente, pensavo solo che dovreste godervela finché dura. Nessuno pensa che ce la faremo. Ma proprio nessuno ci sta dando nessun tipo di fiducia. È alquanto deprimente la situazione. Allora, dobbiamo mangiare ancora una volta da Ramen Don, così possiamo sbloccare il suo piatto speciale. Solo che mi serve almeno l'1% di sazietà in meno. Dannazione. Il maiale, il maiale, il maiale. Non fatelo scappare. Let's have a look. Vieni qui, maledetto. Che tipo di maiale sarà questo? Boh, non lo so. Io spero che però non ci siano maiali con la spilla specifica in questo capitolo. Non dirmelo. Ok, era quello semplice questo, è andata bene. Per un attimo ho pensato fosse quello specifico. Per un attimo, Si mangia per aumentare l'attacco. Ecco fatto, a parte Minamimoto sono tutti contenti. Almeno un bonus ai punti vita ce l'abbiamo avuto, dai. E Minamimoto per fortuna è risalito di un bel po' di attacco. Adesso è alla pari di quasi tutti. Sono gli altri che sono sotto di difesa rispetto a lui. Quindi io ora punterei tutto sulle prossime difese. Visto che siamo al 100 di attacco, direi che abbiamo... aspetta, giusto. Dicevo, abbiamo un buon giro d'attacco. Possiamo cavarcela. Vediamo. Ah, giusto, voglio andare a vedere cosa ha aumentato. Il biryani alla giapponese. Non so che cosa sia, ma io lo mangerei. Lo assaggerei volentieri. Aumenta di 1 tutte le statistiche, di 12 l'attacco e di 12 punti vita. Beh, è 50 calorie in più rispetto a quasi tutto il resto, quindi volendo a stomaco vuoto si può prendere questo. A Minamimoto fa schifo.
Perfetto. Perfetto. Perfetto, allora proprio 0% che a lui gli becchi il bonus. Cosa vuoi per farmi passare? Ehi ragazzini, ho una missione per voi. Ho qui dei rumori ansiosi di combattere. Sono pronti quando lo siete voi. Andiamo allora. Ok, sono nato pronto. I suppose combat is inevitable. E i nemici sono... un paio di rane, uno scorpione. Ecco fatto. Niente di difficile. Speravo di ucciderlo con la bomba. Ci ho sinceramente sperato. Beh, è andata facile. I soldi invece, beh, non sono granché. Ci fai passare? Ce l'avete fatta? Cavolo, certo che sì. Significa che siete liberi di passare. Ehi, voi siete quel team di pazzi che vuole affrontare i Ruinbreakers? Forse, e a te che importa? Wow. Cavolo, siete folli. Mi fa piacere avervi incontrato prima che vi cancellino. Oh, nessuno ha proprio fiducia.